vada per me. Una sferzata di energia, un vero e proprio inno alla vita. Lo spettacolo, confezionato da Armonia d'Arte Festival, è andato in scena al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, rimarrà tra i momenti più belli della 22esima edizione, realizzata dal direttore artistico Chiara Giordano. Il tenore internazionale Vittorio Grigolo ha travolto il pubblico con la sua bravura e simpatia, regalando uno show di arte vocale e teatrale fra talento musicale, istinto scenico, una voce straordinaria ma anche una notevole intelligenza interpretativa che ha reso speciale ogni brano eseguito, dalle arie d'opera più note alle canzoni napoletane classiche più amate e ai temi ormai immortali della musica cantabile. Questa sera abbiamo inventato uno spettacolo tra le meraviglie, una meraviglia calabrese che continua a stupirci, delle meraviglie architettoniche che circondano la musica, lo spazio e la rendono eterna, colossale, unica, universale, parte di un'Italia che tutti cercano di raggiungere in un festival, Armonie Arte Musicali, che ci dà la possibilità di esibirci in un contesto del genere. La figura di Chiara Giordano, che con perseveranza tiene duro e grazie alle belle arti lottano per darci armonia, ma soprattutto tanta tanta grande musica. Quindi aspettatevi veramente di vederne delle belle. Eccezionale il pianista Marco Boemi, che ha accompagnato Grigolo in tutte le sue esecuzioni, e poi il soprano d'arti Silvia Colombini, elegante, grintosa allo stesso tempo, doppio bis per l'eccezionale trio Cono Sole Mio e Volare, che Grigolo ha dedicato espressamente alla Calabria. Questa sera nel santuario di Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno arriva l'eclettica artista israeliana Noah.